Hola, io sono Marcus Grande, signore e signori, bentornati in un nuovo episodio della Gandalfcraft. V'è mancata anche a me, devo dire anche a me, però mi ero deciso di prendere un paio di giorni di pausetta e trattare altri giochi, perché li stavo un po', tipo, non li stavo cagando. Ho dato una cricca incredibile al microfono. Dunque, adesso torniamo con la programmazione pseudonormale, integriamo altri giochi come GTA Online, che mi sta piacendo troppo. Ci ho giocato con i Just for Fun, regà, con Edoardo, Espy Jockey. Ci siamo ammazzati dalle risate. Ma comunque torniamo con Minecraft perché Minecraft mi manca. Mi manca Minecraft. Io sono troppo frocio per Minecraft. Sono proprio troppo frocio. A Roma non è dispregiativo frocio, è PD, che mi piace tantissimo una cosa. E non è quella. Comunque, visto che è tornata la vostra serie preferita, io penso che voi dovreste lasciare un bel like. Anche perché oggi andiamo a fare qualcosina che mi ero ripromesso tempo fa, ma che poi non ho fatto più. Ed è ovviamente. Perché ovviamente non lo so, ed è andare a vedere gli oggetti della Reliquary. La Reliquary è una mod totalmente OP. Cioè, è tipo davvero OP. Vi piace il mio cappello? Oh, bellissima, mamma mia! C'ha un sacco di oggetti strafighi. C'ha una pistola che fa piovere, c'ha l'oggetto che duplica le cose, ma che non faremo probabilmente. Però ci stanno degli oggettini molto, molto, molto utili. Ad esempio, ci sta questo oggetto qua che a me piace un sacco perché io odio andare a mettere le torce, però mi piace avere tutto, tutto, tutto illuminato. Vieni sui binari! Pa, 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 chihuahua, pa, 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 pa. Addio. Ah, devo fare una cosa, devo fare una cosa, devo fare una cosa. Dov'è la mia crowbar? No, no. Ok, bravissimo, bravissimo. Link started. No! Dove cazzo vai? Allora, questo qui non lo devo togliere. Come faccio? Come faccio? Regà, sarò stupido, sarò infantile, il cacchio che ve se frega. Ma a me, sto trenino mi fa venire un'allegria incredibile. Prima ero un po' giù di morale per dei cazzi miei. Stavo così e stavo facendo una miniatura di un video. Praticamente, guarda gli zombie, guardali, guardali, guardali. Guarda, se muori un creeper mi rompe il quello. E niente, stavo un po' con l'umore un po' ge, un po' blu, come dicono gli inglesi, blu, e avevo aperto Minecraft, stava qui sul secondo schermo. È stato fighissimo, perché come un bambino, mi passa il treno accanto al personaggino e fa il ciuff ciuff suo, mi si è rischiarato l'umore. Non lo so, forse c'ho sta cosa dei trenini, perché a me piacevano tantissimo le piste con i trenini da piccolo. Io giocavo pure alle Mini 4VD. Se non sapete cosa sono, avete avuto un'infanzia molto triste. Davvero, davvero. Però c'è Marcus Cron a ricordarvelo. Allora. I tasti. Prendiamo questo. Ormai ogni puntata è diventata io che maledico il treno. Link. No, aspetta, questo qui. Dammelo. Ah! Levati, mucca. Aio, aio! Guarda se. Allora. Avanti di poco, per favore. Poco, 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 ho detto! Tacci tua! Bingete, bingete. No, bingete, bingete. Bingete, bingete. Perfetto. No, si è girato! Ok, ci siamo. No? Non ti piace? Perché? Perché? Ma perché? Ah, ma certo! Il veleno per Cusco! Ecco qua. Vieni, vieni qui. Non, al contrario, tacci tua! Fermati! Woohoo! Sono troppo forte. Ok, possiamo tornare. Guarda quanto è bello. Guardalo! Comunque, un ragazzo mi ha dato un ottimo suggerimento. Non so perché sta glitchando lì. Mi ha detto di fare una sopraelevata. Guardali, guardalo, guardalo, il creeper, guardalo. No! No, ti prego, no! Ok. Sì, ci serve quell'oggetto, ci serve assolutamente, ci serve immantinente con il corpo. Lo stendardo della casa Marcus Cron. Sono Marco Stark. Signori, abbiamo la lanterna de sto Cassius. Adesso, per fare una good prova, andiamo a prendere un sacco di torce. Cioè, ce le facciamo proprio una cifra di torce. Ma proprio un cifrone incredibile. Qui un ragazzo mi ha suggerito di rimetterci l'acqua. In realtà volevo bucarlo con il builder. Che cosa sono venuto a fare? Ah, giusto, il charcoal, il charcoal. Eccolo. Tanto charcoal. Charciollissimo. Bada bim. Facciamo così, che ci dà 4 stacks.
E così ci dà 4 stacchese. Ora, vediamo un po'. Io ne ho maremma. Bucaiola però, ragazzi. Facciamo questo, questo, questo. E dentro a questo qui, questo stupido, ci metto il legnone. E queste cosine che non mi servono per ora. Quindi ne voglio fare altro. Ok, ne ho 56 qui. D'accordo? Questa cosa dovrebbe piantare le torce nelle zone non illuminate. Premiamo F7. No, non premiamo l'F7. Sì. Premiamolo. Ok, ecco qua, ecco qua. Queste qui sono zone non illuminate. Vediamo. Oh, 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 dovevo shiftarla. Però no, no, non funziona niente. Dai, piazzale. No, così ho piazzata io. Perché? Perché non funziona? Visto e considerando che è stato abbastanza un fallimento tutto questo, ho deciso di fare un metodo che non è automatico, però sempre della reliquaria. Adesso se la reliquaria non funziona io rosico perché ho buttato una puntata. E lo so, di solito sono inconcludente, ma non così tanto, e che cazzo. Dunque. Ci serve della gunpowder. Io, se non sbaglio, di gunpowder ne dovrei avere tipo un fracco. Il problema è che ce l'ho qui dentro. Quindi monster spawner, chest, barrel. Ok, dovrebbe stare in uno di questi qui. Perfetto, potete vedere la fortuna di Marcus Cron quando va a prendere le cose casuali adesso. Al secondo tentativo, signori, probabilmente succederà tipo col karma una sfiga incredibile. Allora, ma con karma, non con de fretta, con karma. Ho fatto le fiale della reliquiary, che sono come le fiale quelle di Minecraft, soltanto che si staccano, perché Minecraft è stupido, la reliquiary no. Magari non funziona, però non è stupido. Ci serve la verruca del Nether, come lo dicono un sacco di persone. E come a me fa tanto ridere la redstone quando la chiamano in italiano. La polvere rossa. Bah, è bruttissimo. Ma dov'è la mia amica verruca? Verruca? Non c'è? Dove cazzo stanno? Ce l'ho così poche? Va bene, tanto non me ne servono chissà quante. Dove l'abbiamo veste? L'abbiamo veste qui. Ecco qua, il Condensed Splash Serum. Bing. Teocliziano intanto sta starvando. Molto good. Bravo. Continua a starvare. Poi la facciamo così e ci mettiamo 3 pezzi di glowstone e otteniamo la Glowing Woda. Groot. Andiamo qua. I'm Groot. Perfettissimo. Ci serve soltanto un po' di gold. Andiamo a metterlo qui. Quo. E zio Paperino. Che cazzo ci serve ancora? Ci serve una bellissima Blazerod. Ma guarda, qui ce l'avevo il magma Antonio. Perché non mi passa sto raffreddore? È terribile. No, me ne servono 2. Senti il trenino? Oh, senti il trenino? Non è bellissimo. Non è adorabile il mio trenino, bellissimo. Ma non ho preso le Blaze Road. Sono un pirlo. E poi ci serve ancora. Facciamo così. Poi così. Così. Fantastico. La mettiamo qui. Lo mettiamo qui. E dov'è la mia gemmina? Ragazzi, pensavo di averla tipo. Me l'ero fregata. Oh, adesso questo fregno qui dovrebbe mangiarsi tutte le torce. Come potete vedere, si sta mangiando tutte le torce. Buono, qui dentro ce ne sono 100, 200, 300, 244. Forse adesso ciccia puzza funziona. Allora, ce ne sono 240, Attenzione. Signori, le sta mettendo. Guardate. Guardate là. State vedendo? Ma è adorabile. Regà, è fantastica. Posso andare in giro a illuminare d'immenso tutto il mondo. Cioè, nel senso, noi andiamo a esplorare qui, facciamo. Ma guardate che bella zona. Pim, luce. Ma guardate qui, ma guardate qua. Non ci saranno più mostri. Noi illumineremo il mondo. Guardate, sono un sacco contento di questa
di questa invention. Devo fare un autocrafting di torce perché ne consuma un fracco epocale. Attraverso i muri. Uber OP. Dove le ha messi? Dove le ha messi in questo caso? Guarda, guarda, guarda. Mamma mia! Mamma mia! Tiè! Regà, fantastico. Fantastico! Oh oh. Vieni qua. Vieni qui. Vieni. No, vabbè, non mi va di farlo adesso. Cazzo, è fighissimo questo oggetto. E quante ne ha consumate? Beh, ne ha consumate 200, cazzarola. E per concludere questa bella puntata, perché mi è piaciuta molto, nonostante sia totalmente inconcludente, abbiamo un oggetto che è de Cristo fighissimo, voglio assolutamente fare questa. Perché alcuni di voi se la ricorderanno nella vecchia storia del mio canale e quindi mi piange un pochino il cuore. Dover ritoccare certi punti. No, mi fa piacere in realtà. Ed è un grande omaggio a una grande mod. Una mod che ha sbilanciato Minecraft per anni. Cazzo, quanto sono intoppato col naso. Ma che non ha mai perso bellezza. Perché devo dire, amo il fatto che adesso Minecraft sia bilanciato. Ma ci si divertiva di più. Che ve devo dire? Infatti questo botpack mi piace perché è un po' sbilanciato. Questa qui è la Touchstone of Mida. In cambio di glowstone ripara degli oggetti d'oro. Quindi se tu hai tanta glowstone e hai l'armatura d'oro in vanilla, incantata, quindi ben incantata, chi se ne frega, sprechi la glowstone. Ma io non voglio fare questo. Voglio fare questo. Zan 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 zan. Zan 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 zan. Avevo visto qui della flint, perfettos. Visto che di gunpowder ne abbiamo tanta, signori, vi presento la versione riveduta e corretta della Destruction Catalyst. Questa qui era un oggetto meraviglioso. Adesso è molto 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 nerfato, ma cazzo è figo lo stesso. Allora, al costo di, statemi a sentire, della gunpowder, che quindi noi abbiamo in grande quantità, questo oggetto, scusatemi, non l'avevo attivata, si sta mangiando la gunpowder che gli ho dato, quindi ha anche uno store interno fantastico, si è quasi cicciottata tutta. Buono, guardate qua, signore e signori, signore e signori, signore e signori, cos'è successo? Non riconosce questo blocco, maledizione, signori. Non è fantastico? E soprattutto, in combo con questa, come la vedete? L'andare a scavare. Guardate, lascia i blocchi. Oddio, oddio, queste cose mi piacciono da impazzire. Wow, perché non lo metti? Non hai finito le torce? Forse non lo riconosci. Eccole qua, signori. Ficata. Abbiamo bisogno di materiali? No, ma abbiamo bisogno di scavare in maniera frettolosa, in maniera veloce e soprattutto in maniera molto precisa. Guardate, già mette la torcia! Cioè, wow! Adesso possiamo. E poi, razziamo anche i minerali. Chi se ne frega? Spero che questa puntata vi sia piaciuta. A me è piaciuta tantissimo. Vi ricordo di lasciare un pollicione in su per supportare il canale. E ci vediamo alla prossima puntata della Scandalcraft. Bella regà!